Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua a Miami, ho cercato di mettervi anche un po' di sfondo. Non posso farvi vedere di là che c'è anche l'oceano, perché sarei contro luce e non vedreste niente. Dunque, questa è quasi tutta la cosa che mi sono, quasi tutte le cose che mi sono portato. Di là c'è un'altra canna, là dietro la mosca. E oggi andrò a pescare tra poco, magari tra una mezz'oretta. E andiamo a vedere cosa mi sono portato. Allora, sicuramente un'idea è canna da mosca, che andrò a sistemare un attimo in questo momento, che però oggi sfortunatamente non utilizzerò, perché c'è troppo vento e non riuscirei a lanciare. Quindi magari stasera o domani andrò a utilizzarla. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Adesso non so quando uscirà questo video, però arriveranno tanti altri contenuti. Sempre la mosca, mi sono portato anche l'altro mulinello, sempre quota 5, per cambiare anche un po' la tipologia. E qua ho la quota 4, conica. Questo, come detto prima, non lo utilizzerò, però ci ho montato su 0,40 e poi 0,35, perché qua i pesci sono belli dentuti e anche può capitare un bel pescione. Però mi tocca metterla via. Rimanendo collegati alla mosca, ho un bel set di mosche, come potete vedere qua, streamer di tutto, ninfe, esche top water da utilizzare sia su questa scatola che su questa. Ecco qua, guardate quanta roba. Però oggi, sfortunatamente, come ho detto prima, non potrò utilizzarle, c'è troppo vento. Poi abbiamo un'altra cosa da togliere. Mi sono portato via il mio Caius da casting col trecciato, che magari, se avrò la possibilità, magari mi prendo la cannina da casting, provare magari a cercare qualche picco bass o qualche largemouth bass. Sì, quindi mi sono portato via un bel po' di roba, perché posso spaziare dall'acqua salata all'acqua dolce, sperando di riuscire a farlo. E qua, come al solito, c'è il mio bel trecestino 012 giallo e boh, speriamo di riuscire a fare qualche bel pesciotto. Poi cosa abbiamo? Abbiamo due bobine di filo, uno 018 e uno 016. Passiamo ai mulinelli. Mi sono portato tre mulinelli da spinning, l'Ernos 3000, questo 4000 con due bobine, una bobina con lo 018 di trecciato e una con lo 012 per cercare qualche bel pesciotto, e il nuovo mulinello per la canna, che è il Daiwa Legalis, come si chiama, con uno trecciato dello 006 bianco e su shock leader di 0,35 che abbiamo qui. Perché 0,35? Perché qua i pesci hanno dei bei denti e prima di perdere un sacco di esche preferisco partire pesante per poi alleggerirmi magari con uno 0,18. Perché qua vicino a me ci sono anche tarpon, snook, pesci lucertola di dimensioni abbastanza importanti, che tagliano benissimo anche il trecciato, e quindi meglio prima sondare il terreno, dopo magari mi andrò a alleggerire. Andiamo a montare il mulinello sulla canna e prepararla per la pescata. Montiamo la cannina, facciamo due pezzi. Ok, siamo quasi all'ultimo. Ok, bene. Dopo aver fatto questo, andiamo a metterci uno snap. Moschettoncino, andiamo a vedere qua. Qua è tutta una busta, cioè queste sono tutte gomme, fate voi. Ecco qua, piccoli snappini, andiamo a legarlo. Bagnare sempre il nodo e stringerlo. Ok, andiamo a tagliare l'eccedenza.
Andiamo a vedere un po' le hard. Allora, ci ho portato via la mia cassetta da mare con long jerk da 18-20. Jerk e crank da 14. Black Minnow, importantissimi Black Minnow. Guardate qua. Abbiamo long jerk così, del genere, per andare a insidiare boh, barracuda e qualsiasi altro predatore. Anche i Black Minnow che potranno tornare molto utili. Poi abbiamo la mia cassetta piena di piombi, abbiamo testine piombate, piombi per pescare a dropshot, bottom jig, Texas, piombi da Texas, piombi pesanti, testine piombate da 3 a 10 grammi. Abbiamo un po' di tutto, ami da Texas, in modo da non farci mancare niente. Poi abbiamo la minuteria più piccola, abbiamo testine da rock fishing da 1,8. Micro piombi da drop da 3 grammi, che se riesco a tirare fuori, eccolo qua, micro piombi da drop, ami, snap, di tutto. Poi abbiamo la mia cassettona. Tutta roba per pescare a bass, per pescare in mare, ci sono jig, spinnerbait, crankbait, swimbait, jig, metal jig, crankbait, minnow, di tutto c'è, cioè. Guardate un po'. Tutto, guardate un po', quindi direi di essere abbastanza fornito per questa pescata, quindi prima che faccia troppo tardi, andiamo a pescare.